Sull'influenza, l'influenza l'ho presa tutti gli anni, la prendo fondamentalmente. Comunque no, l'influenza non, credo un po' nel modo di fare, che comunque mi piace molto adesso, quel Tom Waits un po' così chiacchierone, che racconta le storie, mi piace molto, tra un pezzo e l'altro, forse che è una cosa che faccio anch'io, ma non ho mai pensato di averla presa da lui, anche perché lui è molto bravo a farlo, io un po' meno. E quindi insomma questa attitudine qua un po' insomma mi piaceva tanto, e forse ho preso un po' da lui, non lo so. Musicalmente credo di essere molto distante. Faccio e ho sempre fatto un po' quello che mi viene, e ho sempre fatto le cose con i mezzi che avevo, e quindi sono uscite così un po' per quello che avevo nella testa e un po' per appunto le situazioni tecniche che mi sono trovate davanti, e anche la capacità mia, perché ho sempre fatto tutto da solo, quindi la mia capacità appunto di produrre le cose. Prossimamente invece su questi schermi avrò un produttore artistico che produrrà appunto il prossimo disco, con il quale insomma andiamo molto d'accordo come gusti, quindi speriamo di fare un buon lavoro insomma. Tendenzialmente ancora una volta credo che sarà un disco prossimo abbastanza acustico insomma, senza fare la svolta elettrica, un po' perché mi piace molto comunque l'ambiente acustico, continua a piacermi ancora tanto, non mi sono ancora stancato, e poi forse anche perché scrivo appunto le canzoni con la chitarrina, con la chitarra acustica, quindi forse vengono fuori un po' già con il gusto dell'acustico. I love you baby and I always will. I love you baby and I always will. I love you baby. Dunque, quando sono venuto a abitare qua, in realtà ero attirato da altre cose, non dalla musica, che non era proprio nei miei obiettivi. Sicuramente in questi ultimi 6 anni, perché abito qua da 6 anni, le cose sono cambiate molto. C'erano 4-5 anni fa tantissimi piccoli arci che mi hanno fatto suonare, ad esempio, quando non mi conosceva nessuno. Hanno fatto suonare me, hanno fatto suonare anche molta altra gente che adesso magari riempie i posti. E questi posti di base non ci sono più a Milano, ci sono spazi giganteschi o una manciata, ma anche meno di una manciata, di piccolissimi locali. E non c'è la via di mezzo, non c'è, insomma, è una situazione abbastanza tragica. È un po' anche un'attitudine, secondo me, italiana, questa di disertare i locali piccoli o i locali che fanno concerti di gente sconosciuta, perché me ne sono accorto andando a Berlino, ad esempio, dove ho suonato un paio di volte, e dove comunque i locali, per quanto piccoli, per quanto insignificanti, per quanto ce ne siano a centinaia in quella città, la gente ci va, la gente va a vedere
qualcuno che nessuno conosce, perché la gente curiosa è affamata di musica e vuole conoscere cose nuove e non si focalizza solamente sulle cose che già conosce. Questa è una mania un po' italiana che se una cosa già la conosci va bene, se non la conosci la eviti. È un po' così, anche in radio tu continui a passare fino a che non trovi un pezzo che conosci, no? Perché se un pezzo non conosci è come se facessi un po' paura, no? E questo anche contribuisce, insomma, nel nostro bel paese intellettualmente addormentato, a poi chiudere questi locali che comunque fanno una programmazione che ovviamente essendo piccoli e non avendo comunque grandi budget, non avendo grandi disposizioni tecniche, chiamano la gente che va a suonare a quelle condizioni, ovviamente. E quindi è gente che è poco conosciuta. E ovviamente, insomma, è il cane che si morde la coda, no? E quindi poi la gente non ci va e tutto quanto. Sì, Dario l'ho conosciuto dopo un po' che lo ascoltavo. Sul Fatto Quotidiano facevo tutte le settimane una recensione di un disco che mi piaceva. Così. E avevo recensito il giorno in cui lui vinse il premio Ciampi. Dopo ci siamo conosciuti, io sapevo che lui apprezzava quello che facevo, lui sapeva che io apprezzavo quello che faceva. Ci siamo conosciuti, ci siamo visti per la prima volta in Sardegna e insomma ci siamo piaciuti anche fisicamente, proprio una cosa molto carnale. E collaborazioni le abbiamo fatte, in realtà abbiamo fatto un concerto molto carino al Circolo degli Artisti l'anno scorso, dove io cantavo i pezzi suoi, lui cantava i pezzi miei, facevamo cose un po' insieme ed è stato molto carino. Ho registrato anche una canzone, una voce sul prossimo disco suo che esce tra qualche giorno. E qui insomma continuiamo a sentirci. È bello il disco nuovo di Bruno. Punti di unione ci sono forse per l'attitudine che abbiamo a fare le cose, però musicalmente siamo abbastanza distanti, insomma, pensa che quando Bruno Ore non si era ancora affacciato, comunque eravamo io e la Lucida Centrale Elettrica che venivamo sempre accostati, no? Semplicemente secondo me perché eravamo quelli che erano venuti un po' più fuori degli altri. E adesso è arrivato Bruno Ore e quindi mi accostano a Bruno Ore. Io comunque faccio sempre il piede perno e questo mi fa molto piacere, vuol dire che ci sono sempre. I'll be good.